Caterina Vertova ci dà qualche momento del suo teatro e un applauso perché se lo merita. Ci chiamavano le pazze e qualcuno pensava che fosse un'offesa. Certo, ci mettevano dentro tutti i giorni, ma noi ritornavamo. Noi sapevamo di essere pazze, ma pazze d'amore, pazze del desiderio di ritrovare i nostri figli. Abbiamo rovesciato il significato dell'insulto di quegli assassini. A volte sono proprio i pazzi, insieme ai bambini, quelli che dicono la verità. Bambino, sognavo, allenavo il pugno nell'udire il monotono appello: colpisci, colpisci i nemici, colpisci, come nottambuli che partono per la guerra e sprofondano in una melma fonda. Poi mi sono svegliato e ho domandato a mia madre: mamma, che cosa vuol dire nemico? Sono fantasmi appostati dietro la linea del fronte che puntano i fucili verso la luna. Mamma, ma la luna è loro e anche nostra? Quindi i nemici puntano solo alla nostra parte di luna? Sì, sì, amore. A volte quando raggiungono il bersaglio, più di metà luna cade. Allora la luna diventa mezza luna. E a volte sparisce completamente. Questo vuol dire che colpiscono anche la loro metà di luna, la loro stessa metà. Sì, amore, è quello che si chiama sacrificio. Sacrificano quello che hanno per distruggere quello che abbiamo noi. Mamma, quando partiamo? Amore, partire per dove? Mamma, partiamo dove la luna non cade. Ieri la luna è caduta nel forno e si è cotta con il pane. Allora io ho sbagliato a pregare. Ho detto: Padre nostro che sei nei cieli, dacci oggi la nostra luna quotidiana. Poi ho voluto correggermi e ho detto: perdonami, Padre, per aver mangiato la luna. So che tu sei in ogni luogo,
Dio mio, io attendo impaziente una tua canzone come se aspettassi qualcuno dato per disperso. Dio! Il mio paese dorme in piedi. Il mio cuore batte in piedi. Il mio tempo scorre in piedi. Io vorrei misurarlo il tempo. Il tempo, l'incommensurabile, l'immenso. Io vorrei regolare il mio comportamento e dirigere il corso del mio spirito secondo le ore e le stagioni. E del tempo vorrei fare un fiume per sostare presso la sua riva e vederlo fluire. Ma l'Eterno che è in voi sa che la vita è senza tempo e sa che l'oggi non è che il ricordo di ieri e il domani il sogno di oggi. E ciò che in voi è canto e contemplazione dimora dietro e dentro quei confini. Ma se col pensiero volete misurare il tempo e definirlo in stagioni, fate che ogni stagione racchiuda tutte le altre e che il presente abbracci il passato con il ricordo, il futuro con l'attesa. E così è finita questa piccola storia.